Certamente. Allora, vi presento la mozione all'Aula. Diciamo che secondo me la continuità evidenzia la continuità con quale dell'amministrazione nel favorire l'operato di questi guardamacchine autorizzati, cioè diciamo non abusivi. Diciamo si evidenzia con una continuità di atti che sono delibere del Consiglio Comunale, delibera di Giunta Capitolina e mozioni che partono dalla delibera del Consiglio Comunale del 84, addirittura del 99, e passano alla delibera della Giunta Capitolina del 2002, che stabilisce il codice di autoregolamentazione di questi operatori, la delibera del Consiglio Comunale 74, sempre del 2002, attribuisce la competenza ai municipi nel distribuire le aree, la delibera 205 del 2015, del 2005. Poi la delibera del Consiglio Comunale 74 del 2007 che definisce lo schema di bando per i municipi per l'assegnazione delle aree e le successive delibera del Giunta Capitolina del 2013, la numero 161 che stabilisce la proroga dei termini di assegnazione delle aree fino all'ultima mozione del 64 del 2019. A mio avviso, la continuità degli atti testimonia l'opportunità offerta dai guardamacchine autorizzati in ordine al controllo e alla gestione di piccoli porzioni del vastissimo territorio comunale Capitolino. Essi sono assimilati ai venditori ambulanti e nelle aree assegnate, diciamo, pagano l'occupazione di suolo pubblico, danno le ricevute fiscali e sono anche, diciamo, e applicano tariffe concordate. Anche il vantaggio di sottrarre aree ai parcheggiatori abusivi sembra una buona opportunità, a mio avviso, per la città di Roma e per i suoi municipi. Se si pensa che in quasi tutti i municipi della capitale sono presenti parcheggiatori abusivi, in special modo nelle aree adibite a presidi ospedalieri, case di cura, centri commerciali e in occasione di eventi di grande partecipazione di natura sportiva, musicale oppure concorsuale. Nel recente regolamento di Polizia di Roma Capitale sono previste sanzioni molto di notevole importo in caso di reiterazione, finanche il DASPO, l'applicazione del DASPO. Tuttavia, queste sanzioni non costituiscono un deterrente sufficiente diciamo, a scoraggiare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, quanto sarebbe l'assegnazione delle aree a dei guardamacchine autorizzati dal Comune di Roma. In ultimo, voglio ricordare che anche il TAR è intervenuto di recente, ha imposto all'amministrazione segnatamente alle sue articolazioni territoriali, di esprimersi in ordine agli impegni assunti mediante gli atti deliberativi, quindi summenzionati, fissando un termine superato il quale l'assessore competente dovrà agire quale commissario ad acta designato,
direttamente dall'autorità giudiziaria. Quindi io concludo anche che in una fase di questa gravità per l'occupazione sarebbe utile favorire il lavoro legale rispetto a quello abusivo. Questa è una mia preoccupazione che voglio riportare all'Aula. Ecco. Quindi questo, unito al fatto che loro potrebbero controllare piccole aree, non grandi aree del territorio, vastissimo del territorio della città di Roma, sarebbe un utile ausilio per la Polizia di Roma Capitale e per tutte le forze dell'ordine che non riescono a contrastare questi fenomeni indecorosi delle persone abusive. Grazie.